Le foto di Ramona Vada testimoniano il primo esempio di graffiti luminosi italiano, messo in scena da Jack e Alo Alo il 18 luglio 2009 a Torino. Suggestioni newyorkesi, dove i light writers disegnano coi laser su interi grattacieli. Voglia di lasciare una traccia che, contrariamente al solito, svanisce al termine della performance, quando la notte si fa giorno. Desiderio di realizzare graffiti di enorme impatto visivo e di dimensioni considerevoli. Il segno sul muro, lasciato dai due writers, si trasforma. Neppure il più feroce teorico del graffito in brattamuro potrebbe lamentarsi. È la luce che disegna su superfici enormi i disegni dei due giovani artisti urbani. Il writer non deve più lasciare le proprie tracce quasi di nascosto, ma diviene performer, all'occasione di vedere immediatamente l'impatto dei suoi segni sugli spettatori. Non è possibile sapere dove condurrà questo esperimento, ma sicuramente una traccia è segnata.